È ancora piantonata in psichiatria la donna di 42 anni che ha ucciso la figlia di 4 giorni scaraventandola a terra. Il timore è che si possa fare del male. Oggi l'autopsia sul corpo della piccola, domani l'interrogatorio. Davanti all'abitazione dove si è consumata la tragedia, questa mattina sono apparse due rose, un modo per ricordare Alice. Domani mattina alle 10, udienza del processo popolare nell'aula bunker di Mestre, fascicoli in viaggio all'interno di un furgone, incognita sulle presenze. Entro il mese di aprile potrebbe scattare il reddito di cittadinanza, ma anche nel Vicentino molti i dubbi, sia su chi ne avrà diritto e soprattutto sui navigator, che dovrebbero poi indirizzare gli utilizzatori alle nuove occupazioni. E stasera se ne parla a prima serata. Paura in municipio a Torri di Quartesolo. Una nigeriana di 57 anni aggredisce a morsi e graffi gli agenti della polizia locale. Dal 5 febbraio un nuovo servizio per gli anziani over 70. L'amministrazione metterà a disposizione gratuitamente un taxi per raggiungere il mercato. Per prenotare basterà una telefonata in biblioteca. Dopo l'incendio alla fabbrica di materie plastiche arriva la nota dell'ASL. Ai residenti dei comuni di Campiglia, Asigliano, Poiana e Noventa viene consigliato di lavare bene frutta e verdura.